Questo è un punto molto importante, la dotazione di personale in più che è arrivato da Roma è chiaramente insufficiente per le problematiche di un'area turistica come quella di Napoli, delle isole, perché pensiamo a Ischia, Capri, pensiamo alla costiera sorrentina, e i numeri che sono stati inviati sono largamente insufficienti se confrontati con quelli che sono stati mandati in altre parti d'Italia. Quindi io credo che su questo non ci deve essere sottovalutazione, ne abbiamo bisogno di più uomini delle forze dell'ordine per affrontare una presenza turistica che chiaramente porta economia alla città ma richiede un maggiore controllo del territorio. Sindaco, poi tante armi soprattutto tra i ragazzini, è uscito anche un report dei carabinieri, ce ne sono veramente tantissime. Su questo si interverrà da un lato sul controllo alla vendita, perché questo chiaramente è un tema molto importante, perché la vendere delle armi ai minori è un reato. Ci vuole anche un controllo ovviamente familiare, perché questo è un aspetto, abbiamo affrontato anche questo tema, spesso quando nelle scuole poi si interviene sui bambini, sui ragazzini che portano armi, arrivano i genitori a protestare, quindi il controllo delle forze dell'ordine è fondamentale, ma noi dobbiamo ripristinare anche un controllo sociale, perché il rispetto delle regole lo si fa insieme, e questo sicuramente ci sarà un grande impegno da parte dell'amministrazione, da parte della prefettura, da parte delle forze dell'ordine. È un lavoro che faremo tutti quanti insieme, soprattutto pensando al prossimo anno scolastico, dove ci sarà un intervento più coordinato anche per la denuncia di quelli che sono i casi di dispersione scolastica. Purtroppo le denunce sono al di sotto dei casi reali che in realtà avvengono. Perfetto, ma i numeri che sono arrivati, che sono insufficienti, come dice il signor, quanto i numeri? Questi rinforzi arrivati che sono al momento dovrebbero essere intorno a 80-90, stiamo aspettando, mentre abbiamo avuto risposta per carabinieri e finanza, stiamo aspettando per quanto riguarda i contingenti della Polizia di Stato. Secondo la però, esperienza, quanti ne servirebbe? Per l'esperienza, diciamo, conosco il territorio di Napoli per altre ragioni, però come diceva il sindaco, Ischia, Capri, Procida, capitale della cultura, necessitano sicuramente degli ulteriori interventi. Sindaco, rispetto all'ordinanza della Movida, a distanza di un po' di mesi non c'è stata una forte flessione dei reati, lei ritiene che comunque si continuerà su questa linea o verrà rivista in qualche modo? No, noi adesso passeremo con il regolamento a un regime ordinario. È chiaro che però, indipendentemente da quello che è l'orario di chiusura, il tema della vendita dell'alcol ai minorenni è un reato, e quindi noi lo perseguiremo con la maggiore energia possibile. E anche fare schiamazzi e musica ad alto volume la notte non fa parte di quelle che sono le regole del decoro urbano. Quindi si può benissimo avere una vita notturna sana che contempli le esigenze degli esercenti e dei giovani, ma bisogna farlo con delle regole.